Non so se vedete alle mie spalle, hanno organizzato un benvenuto per noi, siamo al Drago e la Fornace, siamo nei Colli Senesi in Toscana e devo dire che la giornata è stata spettacolare. Fantastica, fantastica. Ci hanno preparato un po' questa sorpresa, abbiamo mangiato un po' di tutto, devo dire. Un po' troppo. Abbiamo dovuto assaggiare il maialino, il pollo, la salsiccia e il capriolo. E non solo, perché in questi giorni abbiamo assaggiato anche l'aglione della Valdichiana, che è un presidio slow food, nonché la cipolla di Certaldo, che devo dire che insomma sono sempre stati dei prodotti eccellenti. Per fortuna nei video non si sente l'alito. No, non si sente l'alito, ma tu sì, lo senti. Allora, è stata un'esperienza entusiasmante. I vini di Drago la Fornace ci hanno assolutamente convinto, anche se li avevamo già assaggiati nella nostra umile casetta. Nella fattispecie, in questo pranzo, qual è stato il vino principe? Abbiamo assaggiato il Carboncino, che è un po' il fratello piccolo, se vogliamo, delle carbonaie. È un sangiovese che fa la vinificazione in acciaio, la malolattica in legno e poi fa 10 mesi di affinamento in legno. È un vino piacevole, scorrevole, facile. Forse col capriolo ha fatto un po' fatica. Col capriolo sì. Ma capriolo in umido, eh? Sì, sì. Ma si è comportato alla grande con la salsiccia, col pollo, col resto dei piatti. Andava benissimo. E con il maialino è stato pazzesco. E con il maialino non sapevo se bere o se mangiare. Comunque è stata veramente una bella esperienza. Ricordo che i proprietari del Drago la Fornace nascono come designer e questi sono i loro collaboratori che quando c'è l'opportunità organizzano sempre qualcosa di buono. Ma sai Dario che ho trovato il connubio tra il design e il vino? Dimmelo. La voglia di far bene un prodotto. Certo, ma non solo, forse anche lo studio, provare, riprovare, fare test, fa parte sia dell'uno, del design ovviamente, e anche del mondo del vino, che per arrivare a un prodotto eccellente come sono i prodotti del Drago la Fornace bisogna fare un sacco di prove e un sacco di assaggi. Beh, per fortuna. Adesso quasi quasi andiamo a chiedere a loro quali sono le loro preferenze, quindi andiamo. Io prendo il vino, tu prendi le cipolle? Io prendo le cipolle, l'aglione anzi. Il tuo vino preferito? Carbonaie. Perché? È più corposo, ha un bel profumo. L'oro. L'oro perché? Mi piace il connubio, l'equilibrio e la sostanza, la struttura. Carbonaie. È carbonaie? È per forza. Le note si sente, le preferisco. La cuvée, oppure la ribolla gialla è molto buona. Il carboncino. Maialino e carbonaie. Fantastico. Favoloso. Questo è un uovo al tartufo. E con cosa lo assaggiamo? Con un Aldo Brandino. Il mio preferito è il carbonaio. Per me il carbonaio. Il carbonaio. Per forza. Sì, perché è il top.